con Stefano Prizio, il termine di Albese Craschese. Stefano oggi non solo tanta grinta dietro, ma anche un gol e un palo. Alla fine però è arrivato un 1-1 che forse chiude un po' i discorsi sulla prima posizione. Così a caldo ora è anche difficile commentare la partita di oggi. Peccato perché abbiamo fatto una buona gara e potevamo anche chiuderla. E non so se fosse fuori gioco, però ci siamo andati vicini in più circostanze. E peccato per il pareggio alla fine, però bisogna archiviarlo e pensare alle ultime due partite. Per una squadra come la vostra che ama giocare, palleggiare, questo caldo quanto può essere dannoso? Ma il caldo è dannoso per tutti, nel senso che con l'iniziare di queste stagioni comunque è normale che si va incontro a caldi, quindi bisogna mantenere sempre la mente lucida, la concentrazione, fisicamente stiamo bene. Il caldo non credo sia un alibi, nel senso che fa caldo per tutti, quindi Certo. bisogna continuare a lottare come stiamo facendo. Un'ultima considerazione da leader del gruppo, ti chiedo, tu che comunque hai giocato anche in categorie più alte, sai un po' come sono queste situazioni, quante possibilità in percentuale dai ancora alla Kerasquese per la vittoria del campionato? Ma non ho letto ancora i risultati. Noi, come ho detto anche in altre interviste, proviamo ogni domenica a dare il massimo, a scendere concentrati. Ora bisogna vedere, credo che il Brunello abbia vinto. Sì. Però non facciamo drammi, mancano due partite e bisogna continuare a lottare assolutamente. Grazie. Grazie a voi.